Nuovi giochi per bambini alla Villa Comunale di Teramo, ma anche cultura. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca Regionale Delfico, ha infatti creato uno spazio verde speciale tra gli alberi del grande giardino che affaccia su Piazza Garibaldi. Si tratta di una biblioteca all'aperto, da cui prendere in prestito liberamente un libro, leggerlo seduti sull'erba o riportarlo a casa e poi restituirlo una volta terminato. Un luogo libero, dove grazie alla lettura poter scoprire e vivere storie sorprendenti. Ma chi curerà questo spazio? Nessuna paura, ci sono loro, i guardiani della villa, gli alunni di 5 classi delle scuole primarie e dell'infanzia, nominati custodi della biblioteca Open dal sindaco Gianguido D'Alberto. Una giornata bellissima, bellissima perché è la giornata della condivisione, dello scambio. Come abbiamo detto prima, ogni libro è un dono che reciprocamente poi i nostri bambini, i nostri ragazzi fanno a loro stessi. Noi abbiamo il dovere come istituzioni di creare le condizioni perché questi momenti di scambio, soprattutto in questo momento, siano vissuti nelle migliori condizioni, in uno spazio che è meraviglioso, nel cuore della nostra città. Abbiamo nominato guardiani della villa, appunto i ragazzi stessi, i bambini, il nostro futuro che ha il dovere di custodire e preservare le bellezze della nostra città e lanciare a tutti, come solo loro sanno fare, un messaggio di educazione civica, educazione ambientale, di valore della bellezza che oggi stiamo celebrando qui nel cuore della nostra città con l'inaugurazione della biblioteca aperta, libera e di questo nuovo parco giochi, ma soprattutto di uno spazio che viene recuperato per ciascuno di loro. Orgoglioso dell'iniziativa l'assessore comunale al verde Valdo Di Bonaventura, che ha tenuto a sottolineare quanto bella sia la villa comunale di Teramo, una casa che appartiene a tutti i teramani, ma soprattutto ai bambini. Abbiamo pensato di coniugare il gioco con la cultura e quindi abbiamo immaginato e poi abbiamo installato questa bellissima libreria. Dobbiamo ripartire da loro per creare anche una cultura diciamo ambientali importanti, perché oggi troppo spesso si abbandonano rifiuti, non si hanno rispetto dei luoghi e dell'ambiente.